Inizia oggi il racconto delle elezioni regionali 2020 nelle Marche. A parlare saranno i protagonisti del confronto, i candidati e i rappresentanti delle 18 liste che si presentano alle elezioni del 20 e 21 settembre 2020. Vincenzo Castelli, Dipende da noi. La nascita di Dipende da noi non è recentissima, nel senso che già l'anno scorso, all'inizio dell'anno precedente, noi facemmo un manifesto pubblico che firmarono centinaia di persone nelle Marche proprio per chiedere un cambiamento sulle politiche, sulle strategie di costruzione delle politiche. Chiaramente nell'ambito del mondo della sinistra, noi ci definiamo un po' sinistra etica, nel senso che assolutamente siamo in quest'area, e quindi la definizione di un movimento. Noi siamo nati l'anno scorso con l'idea di costruire un modello di cittadinanza partecipativa e di protagonismo delle persone nella programmazione del bene comune, quindi diciamo provando a riavvicinare questo senso di cittadina alla politica, che è la sfida sempre più perdente che stiamo vivendo a livello sia nazionale che regionale. Quindi siamo partiti più di un anno fa nella proposizione di questo manifesto per un tavolo di cambiamento condiviso. Per noi le elezioni sono il primo banco di prova, ma è solo il primo, perché l'idea del movimento è di andare a 3-5 anni per fare un lavoro davvero di cambiamento della della società civile. È un po' le cose che vorremmo provare a mettere in campo, quali sono le nostre priorità: il riscatto della situazione dei terremotati, il rilancio del lavoro, lotta alla povertà in una chiave ecologica che noi definiamo sistemica, e seguendo una strategia che valorizzi le imprese di economia trasformativa, l'agricoltura biologica, la tradizione del nostro artigianato che è grandissimo, una formazione professionale autentica, una radicale, qui ci sembra fondamentale in tempo di Covid, inversione della tendenza della sanità, passando dalla privatizzazione sempre maggiore che si è sviluppata anche in questi ultimi governi regionali, alla riorganizzazione del sistema sanitario pubblico, con presidi di prossimità smantellati in questi anni, una politica sociale che include e accoglie tutti, l'ultima cosa, un forte protagonismo della Regione Marche all'interno delle politiche e finanziamenti europei e nazionali. È stata veramente debolissima. Purtroppo non abbiamo nessun tipo di padre padrone, nessun partito nazionale che ci finanzia, nessun leader nazionale. Ci autotassiamo per i manifesti. Veramente ci vorremmo mettere la faccia e crediamo davvero che si può cambiare. Le minoranze possono cambiare le realtà. Sette per quattro, il magazine multimediale delle Marche.